fautore, di ognuno, qui non si capisce. I romani antichi erano razzisti fino all'inversione. La grande lotta della Repubblica Romana fu appunto questa, sapere se la razza romana poteva aggregarsi ad altre razze. Bisogna mettersi in mente che noi non siamo camiti, che non siamo semiti, che non siamo mongoli. E allora, se non siamo nessuna di queste razze, siamo evidentemente ariani. Ne siamo venuti dalle Alpi, dal nord. Quindi siamo ariani di tipo mediterraneo, puri. Le invasioni barbariche dopo l'impero erano di poca gente, i Longobardi non erano più di 8.000 e furono assorbiti. Dopo 50 anni parlavano latino. Senza risalire all'origine ai Liguri e 5 a 6.000 anni prima di Cristo, ci limitiamo a dire che da almeno 1.500 anni le nostre genti si sono raggruppate fra di loro, ragione per cui la loro razza è pura, soprattutto nelle campagne, quindi non è esaltazione della mescolanza, ma è pretta. Ok, basta, non vado più avanti, tanto cercate il discorso semisegreto al Partito Nazionale Fascista, così trovi questo bellissimo sito chiamato White Storm. Ok. Sì. Io a proposito di questo ho letto un libro che si chiama Il mito della Grande Italia e Gentile, Il mito della Grande Italia e Gentile, dove dedica una buona parte al fascismo. Sì. È praticamente tutto un saggio storico sul concetto di nazionalità. E nel periodo che tratta una parte del fascismo riporta il dibattito interno tra gli intellettuali fascisti rispetto alla questione di essere ariani. E fa come capire come in realtà non ci fosse una linea unica, nel senso che non ci fu appunto un passaggio così netto da mediterranei e ariani. Però dice appunto che c'è stato un grosso dibattito, perché non a tutti i fascisti piacque subito la questione di essere ariani subito, perché faceva notare come il concetto di nazione per i fascisti era stato più legato a una questione non biologica ma culturale, cioè loro si rivendicavano appunto una nazione in senso di culturale quasi umanistica, l'umanità, più che biologica, e riportava anche alcuni, diciamo, pezzi, scritti, insomma, di alcuni intellettuali fascisti che criticavano l'aspetto biologico dei nazisti, che diceva come è possibile che un grande impero possa reggere solo su un fatto biologico. E allora facciamo appunto questo contrasto, prima di questo passaggio, tra una nazionalità culturale e storica e una più biologica. E appunto comunque c'era interessante capire come appunto anche in questo caso non c'era un unico pensiero fascista, diciamo, ovviamente si è cominciato a cedere. Però in realtà era interessante questo dibattito a più voce, insomma. È ancora più complicato perché tra gli arianisti ci sono i biologisti e gli spiritualisti. Esempio di spiritualismo, Julius Evola. Esempio di biologismo, Teresio Interlandi, che era l'editore della Difesa della Razza. Per cui uno più germanista, quindi biologista, l'altro più l'arianismo, quindi la razza ariana è il risultato di un merito spirituale. E questo è Julius Evola. Almirante è un biologista, il fondatore dell'MSI, per esempio. Anche all'interno dell'arianismo non c'era una voce sola. All'interno poi appunto del mediterraneismo, apri cielo, perché appunto diceva se è una razza uguale se è distinto, quando diceva no, esiste solo la stirpe italica, la razza italica non esiste, ognuno c'era un po' una posizione, nessuno usava termini, lingue diversi, ma diciamo le due grandi posizioni sì, erano quelle. Che cosa è successo? Cioè, l'arianismo non è che nasce nel 38, l'arianismo è lì, dall'inizio del secolo. Addirittura quando col primo congresso di eugenetica del 1902 si svolge a Parigi, Mantegazza e tutti i grandi antropologi e scienziati italiani vanno su, alcuni di questi sono arianisti, già. Okay. Julius Evola, Teresio Interlandi, Almirante, lo stesso padre, ma padre Gemelli era antisemita, non era ministro, però era antisemita, quello del famoso ospedale Gemelli, e avanti così, questi pure, che avevano 10 anni quando è nato il fascismo, erano già belli grandini, sempre stati fautori e sostenitori dell'arianismo. Il problema è che non avevano la meglio dentro nel dibattito all'interno del PNF. E quindi erano sempre stati minoritari. A un certo punto, per varie ragioni, penso addirittura che Mussolini a un certo punto andò
ben prima ovviamente del 38, andò dal Mufti di Gerusalemme a garantire che aveva parlato con Hitler per tentare di perorare la causa ebraica. Ok. In funzione antibritannica, perché ovviamente lì c'è il Medio Oriente e gli inglesi che puntavano con Suez di arrivare ovunque. Allora, insomma, anche lì strategie geopolitiche non erano sicuramente, diciamo, filo naziste. Eppure, a un certo punto, il patto d'acciaio e Bin Bam, insomma, e la guerra che si avvicina, ovviamente Mussolini pensa bene che sia il momento di allinearsi e di privilegiare, e non sarà neanche l'ultima svolta, perché appunto l'oscillazione fra realisti e biologisti è continua, e lo si vede nella stampa, ma quello che dicevi tu è verissimo, c'è un continuo dibattere, tant'è vero che poi è interessante vedere come tutta la revisione successiva, a partire dalla nascita della Repubblica, è sì, l'arianismo, no, è sempre stato il termine del fascismo, ma l'arianismo è il razzismo. Quello che c'è prima, gli altri, non erano così tanto razzisti, loro erano per la mescolanza. E qui arriviamo a oggi, perché è fondamentale vedere come l'idea dell'italiano come incrocio di razze, incrocio su cui si fonda la sua superiorità culturale, storica, ma anche biologica, e qui arrivo fino alla pubblicità, appunto, se c'era tra l'altro Dolce Gabbana, Armani, di questa italianità che è un po' cattolica, c'è sempre la chiesa, per essere più sensuale, no? Mi viene in mente l'estate, vi ricordate? Amo caldo, che è sempre voglia, donna sempre voglioso, l'uomo sempre pronto al sesso, l'amore. Tutte queste cose sono estremamente presenti sia in quella mitologia che nell'immaginario oggi. Beh, buttato a mare l'arianismo come il male assoluto, come dire, in cui si era incagliato il pensiero italico in un momento in cui aveva capito male e si era allineato con i cattivi, buttato a mare questo, diventato un po' capo espiatorio di tutta la storia, non c'è stato, lo sappiamo molto bene, fino agli anni 80, la base degli 80. Del Boca scrisse negli anni 60, ma fino agli anni 80 non c'è stata una vera e propria rilettura del passato coloniale, per non parlare poi della costruzione del vero interno, fino ad oggi, in un'Italia che è postcoloniale, cioè dove esistono persone, non dipende di altre, che abitano in modo preponderante almeno tessuti urbani, e non solo, come sappiamo. Beh, in una situazione del genere, quando si guarda la Costituzione italiana, per carità, l'unico articolo è quello in cui non si accettano discriminazioni di razza, di sesso e di dicendo, è l'unica cosa ed è in un certo senso molto fortemente dettata dall'Olocausto, in cui la razza e i crimini razzisti sono quelli legati all'Olocausto, sono quelli legati al campo di sterminio. E come sappiamo bene anche rispetto alle altre componenti cosiddette razzializzate all'interno dei campi di sterminio c'è avuto un bel po' prima che diciamo, avessero anche loro una certa importanza nel discorso pubblico. Beh, in una situazione del genere parlare di colonie quando noi abbiamo avuto un protettorato sulla Somalia fino agli 60 che si fondava esattamente su quest'idea ovviamente non era proprio comodo. Insomma, è un po' contraddittorio. E appunto per arrivare oggi, vabbè, questi sono il libro l'ho scritto con una persona che invece si occupa di cultura di massa, cultura popolare, ha fatto tutta un'analisi delle pubblicità degli anni 50, Burutalco, Solventi, dicendo, il cui autore è Boccasile, che era quello famoso del nero con la Venere di Milo, lo ricordate, l'avete visto? Famosissimo è, durante la guerra, un manifesto fascista di un nero che entra, uno è che entra in una chiesa e svalige la chiesa,
dell'altro e che abbraccia la vedere di Milo con la lingua penzolante, no? Boccassini è quello ed è questo. Si ricicla nella pubblicità degli anni 50-60. Quindi diventa interessante vedere un pochino le favolasi, molto carina, fino ad arrivare ovviamente ai giorni nostri. E io qui non vi direi niente, farei parlare voi, anche ovviamente se in modo contrappuntistico rispetto a quello che, se vi sentite di, qual è quello di Roma, dopo la Reggiani? Ah, sì. E questo è il manifesto che a Bologna quel genio della Virgilio, Emilio Virgilio, assessore alle politiche di genere, usò per una giornata contro la violenza sulle donne. Ma quando? Di sinistra della casa della biblioteca delle donne. E non lo fece, cioè, diciamo che qualcun altro suo servizio lo scelse, lei non se ne rese conto, lo passò. Come arrivò, meno male, un po' oltre la sua cerca, venne riconosciuto immediatamente, successo. Casino, sì, però non è, cioè non è. In realtà io una delle classificazioni che ho sentito è che era quello per riportare il fatto che la violenza di genere e il razzismo erano assolutamente collegati con il fascismo. È stato provocato di dire anche adesso questa immagine ha senso. Guarda, per quello che so io, visto che alcune persone stavano, a parte che questa giustificazione fa schifo, non è inaccettabile, alcune persone lavoravano con lei, a me molto vicine, che voi conoscete anche molto bene, e dissero che no, cioè era una schista di cui è grave. Sì, infatti questa è una giustificazione che io ho visto comunque su internet. Sì, ma è tremenda anche questa, perché? Ma tremenda no, nel senso che comunque il fatto che se fosse stato davvero così io l'avrei capito, nel senso che io neanche io ci ho creduto molto, era così ed era più normale che fosse una razzista e può anche capitare se ti dici scuse fine, per molto importante. Però il fatto di dire questa immagine, perché forse no, ha usato la stessa immagine, sono uguale identica, e vuol dire che c'è una certa continuità nel male di questa diciamo, immagine. Quindi se fosse stata usata provocatoriamente per dire anche ancora la violenza di genere e il razzismo e il nero sono strettamente legati, aveva comunque un senso. Poi se è stato usato come giustificazione, che stava ancora forse andando all'ultimo, ovviamente è brutto. Però anche se fosse stato così, cioè io non l'avrei criticato al 100%, perché comunque all'italiano medio cioè, è un'immagine che vede giusta, nel senso comunque. Però il problema è che se tu vuoi provocare e mettere a critica quest'idea, cioè io non so nulla dei fatti, però se tu la metti così per usare una campagna contro la violenza di genere senza un discorso intorno in cui tu dici ehi guarda questa, la provi? Sai perché? Perché sei abituato allo stereotipo umiliato, quello lo mi ha visto. Secondo me piazzarla lì in una campagna di violenza di genere, poi non so proprio perché hai detto tu prima, un'impressione a caso l'ha usata anche Forza Nuova. Sì, questa senza contestualizzazione parla solo a una nicchia di addetti ai lavori, ovviamente, nel senso che capisco quello che c'è dietro. Che dietro mi vuoi provocare. Allora, alle persone magari non abituate a farsi troppi discorsi sul razzismo, violenza di genere e compagnia cantante, però una persona X, no, questo italiano medio che la vede, cioè dice, bello, cioè, è così, sì. Infatti, infatti la cosa grave appunto che senza contestualizzazione questa viene usata Forza Nuova. Comunque la visualizzazione rientra appunto fra una critica e gli altri lavori e la costruzione. Io però ho un dubbio. Se tu vuoi fare un commento su come la violenza di genere si esterna alle istituzioni democratiche, cosa cacchio te ne frega di parlare di fascismo? Se stai dicendo che la violenza di genere è interna alle istituzioni democratiche, hai bisogno di andare così tanto indietro, a cosa ti serve il fascismo? A niente, anzi. Stai proprio dicendo che la violenza di genere non è finita col fascismo, ma fa parte di una cultura che, di cui le istituzioni sono imbevute, ok? Quindi una figura del genere non c'entra proprio niente anche in senso provocatorio. No, infatti, adesso è usato come giustificazione. Però il problema è molto più grave. Vuol dire che se tu fai passare una cosa del genere nel tuo DNA culturale, quella roba lì ce l'hai. Cioè non è una svista. E dire, ho trovato questo, e ci sta bene. Anche se magari non avvieresti mai a fare un modo. Okay. E diventa veramente interessante.
c'è una serie di problemi che vanno oltre il razzismo. Potrebbe essere tua madre o tua figlia, è delegare al maschio, cioè non lo so, anche spogliare di agenzie, cioè devo qualcuno deve difendermi, non lo so, non c'è tua sorella, non lo so, cioè anche questo. E poi è sempre l'uomo nero, è sempre comunque l'outsider, non è il padre di famiglia, perché il padre di famiglia è quello chiamato a salvare. Magari invece noi sappiamo che il padre di famiglia che è un po' più problematico in Italia, no? Questo qui è un manifesto francese, lo capite francese? Vedi che risulta chiaro? Il razzismo antibianco, stop al razzismo antibianco. Ti parti ha utilizzato questa cosa recentemente negli Stati Uniti, quindi dell'offesa con l'affirmative action, del ribaltamento della minorazione dei neri sui bianchi, quindi i bianchi oggi sono resi minoranza. Questa cosa, questo manifesto dell'estrema destra francese, diventano molto interessante quando un razzista che io, ma se mi sta invadendo, perfetto, razzista chi io, perché dire, no, razzista è ancora legato a quel diniego del concetto di razza e razzismo, dove il razzismo necessariamente diciamo sterminatorio, genocidario, mentre il razzismo come pratica appunto di cui sono imbevute le istituzioni, il pensiero comune, ancora per una deficienza molto forte di critica ed autocritica della cultura italiana non riesce ad emergere. Mentre appunto, quanto politically correct faccia schifo a tanti, però in Inghilterra, negli Stati Uniti e in alcune parti della Francia, questa autocritica ha fatto sì che di fatto le persone possano anche appellarsi alla polizia, all'istituzione che controlla e vigila sulle relazioni razziali, chiamandole, come si usa nel gergo inglese, race relations, possano tutelare le cosiddette minoranze. In Italia questo passaggio non esiste, per cui cioè, vai dal conducente che ha appena trattato male un cingalese, no, sul proprio autobus, e dice ma scusi ma lei è razzista, chi io? No, è solo lui che non capisce un cazzo. E tu non puoi andare da un poliziotto a dire questa cosa, perché come sapete bene quando c'era la questione dell'espulsione, del controllo dei documenti, addirittura i poliziotti andavano negli autobus a indicare tutti coloro che non avevano la parvenza di italiano. Quindi, non essendoci, come dire, una cultura di critica molto, diciamo, spiccata, un manifesto come quello non può essere provatorio. Finisce per entrare perfettamente all'interno di una cultura critica. E quello che fece Balottelli, questo mi piacerebbe che lo commentaste voi. Allora, io l'ho letto come scimpanzé. Per me lui era King Kong. Sei d'accordo con la Gazzetta dello Sport, quindi? Sì, che era una risposta alla Gazzetta dello Sport. No, però è stata fatta dopo la Gazzetta dello Sport. Allora, certo. La Gazzetta dello Sport con le banane. No, certo. Ah, dici l'episodio prima era delle banane. Le banane sono state tirate a un derby Juventus Milan ben no, prima. No, gli esterno. Cioè il festeggiamento di Balotelli è suo, cioè nel senso la roba sua era di togliersi la maglia e far vedere il fisico. Poi c'è la Gazzetta che durante i mondiali prende in giro Balotelli che fa finalmente due gol, fa vincere l'Italia e fa vedere questo scimmione enorme sul, cioè King Kong, sul palazzo che attacca questi elicotteri delle altre squadre. Quindi c'è, cioè, la Gazzetta cioè, era stata accusata perché aveva razzializzato fondamentalmente il festeggiamento di Balotelli. Certo. Cioè nel senso Balotelli è il King Kong appunto che ci fa vincere, quello forte, distrugge tutto e... Ma sto giro vabbè, però King Kong non perde, ma si vince. Poi contro chi è segnato da Germania? Germania. Sì, sì. Tra l'altro. Perfetto. Sì. Perfetto. Però domanda, io la ribalterei ancora. Sì, sì, infatti, quello ancora un attimo. Cioè, sì, in effetti può essere così prismatica la cosa che... Allora, lui probabilmente lui voleva far vedere solo il fisico. E sono d'accordo con lui. Però... A me è venuto da descriverlo come Hulk King Kong perché in quel momento
l'argomento è, ah sì, mi tratti come una merda, ma te lo faccio vedere io. Ah sì, io sarei quello, no, un che non riesce a stare in campo, che è tutto scalmanato, a cui tiri le banane. Sì, io ci faccio vedere, sono un gran campione. Sì, sì, questo è anche bello. Questo tipo di reazione l'ha dimostrata quando uno dei gol non ha voluto esultare, è stato andato a menare l'arbitro, uno dell'altra squadra, sì, e sì, compagni di squadra, i bravi, compagni di l'hanno fermato. Cioè, lì sono le reazioni, comunque, ha avuto tante reazioni durante i mondiali, e comunque il suo fastidio era, cioè, c'era, e si è visto quando appunto stava per mettere le mani addosso ad altri, in questa dimostrazione, cioè in questo qua il fastidio magari è dimostrato in maniera più allegra. C'è sempre sicuramente il fastidio del fatto che tutti gli altri erano razzisti, più razzisti, c'era stato prima anche il campionato inglese dove il gioco che l'hanno trattato malissimo, eccetera. E il fatto che lui qua stava già segnando, e quindi era l'unico che faceva poi il gol per l'Italia, ed era nero, una squadra italiana, in un campionato completamente razzista, e quindi questo fastidio non c'è stato sfogato in più maniere, questa volta è andato bene, l'altra è stata meno però. Guarda, ti do un'altra chicca sui mondiali, gli ultimi mondiali che ci sono stati. Praticamente c'erano delle. Sì, sì, perché ci sta nella lista, vabbè, dei convocati della squadra, c'erano dei difensori, si possono convocare 8 difensori. Praticamente uno dei difensori, Criscito del Genoa, viene accusato su calciopoli, scommesse sportive. Allora, l'allenatore italiano, per dimostrare sempre quel pinkwashing, che la nazionale italiana invece era appunto contro queste illegalità, questo sistema calcio, ha convocato un giocatore della Serie B, quindi che non convocheresti mai in una competizione mondiale come mondiali, appunto, nero, o Bonna del Torino, stesso di Balotelli. Cioè, se un po' la quota, cioè si sapeva che non avrebbe mai giocato, infatti non ha giocato nei mondiali, però per far vedere che l'Italia diceva, piuttosto che portarmi i campioni, Buffone è un razzista, cioè una fascista di me. Poco prima di mondiale era stato accusato, sì, sì, a farmi tutto, però ovviamente però non è stato accusato, è la stava del fondo, si cambia, sì, sì, perché ha fatto, cioè, Criscito è stato poco accusato, però della parte d'Italia, sì, e non si può non prendere il rischio, cioè quello è stato un rischio assolutamente secondario, il rischio grosso, che Buffone è un nazista, certo, corrotto, il peggio del peggio, e lui non che sa fare parare, però quel rischio non sono solo voluti prendere, lui invece con un difensore è un po' scarso, sì. È un Buffone il suo stesso nazionale. No, ma infatti era molto bello sui giornali fare attenzione al continua contrapposizione tra Balotelli e Buffon. Che, cioè, io la notavo continuamente, no? Buffon molto preoccupato, molto padre, che tenta di tenere tutti concentrati sul gioco, sulla partita, e invece questo ragazzo che con una pressione mediatica fortissima di non essere riconosciuto, di guadagnarsi il merito di una nazionalità per il colore della pelle, ed era lo scalmanato, il ragazzino che fa i capricci. Cioè, io me lo ricordo un sacco negli articoli di giornale questa cosa. Sì, perché comunque sarebbe piaciuto una famiglia bresciana strapiena di soldi, e buono, ancora mio amico giocava a squadra con lui ai primi anni del liceo, e io penso che sia stato abituato nella vita a essere sempre un po', magari aveva tutti i suoi commenti razzista, comunque arrivava i soldi da sempre, da quando era piccolino. Cioè, sempre stato abituato per avere quello che voleva, e avere la fratella che voleva fare poco. E per fare una questione, se fossi stato io lì al posto suo, sarei andato in menavo con chiunque. Cioè, lui non è che sia stato buono. No, no, lui è scalmanato. Infatti, che fa molte volte le reazioni che ha, molte volte non dipendono. Ma secondo me, guarda, si è anche quando qualcuno ti tira le banane, non so, adesso per carità, io non amo le armi, però tiri una banana. Io invece uscirei dal campo, non credo che sì, sia. Sì, la minacciata. Io mi sono arrabbiata molto meno in quanto italiana in un posto, diciamo, WASP, da essere trattata come la povera italiana, piccola, dolce, carina, oh che bella, un po' esotizzata. E io sono rimasta, cioè, non ero incattivita di più, cioè, ho portato sul tavolo a pranzo e già mi dava fastidio. Immagina quando vivi fin da piccolino in una cittadina, una Brescia, cioè, nel senso, non è semplice. Comunque, a proposito della famiglia, c'è una situazione più difficile, troppo. Non c'è dubbio. Cioè, voglio dire, comunque, ho scelto in una città, boh, io sono di Brescia, è una città leghista in una maniera, vabbè, a livello esponenziale, anche il fatto che ci vuole dell'autobus,
salgono, che, cioè, oh, adesso controllo sull'auto, si chiedono il biglietto solo le persone di colore perché abbiamo un'immigrazione a livello altissimo e quindi c'è proprio Brescia che è divisa in quartieri praticamente per tutte le regioni. C'è anche il quartiere più grosso d'Europa, Brescia, è tutto legato a uno spazio piccolissimo. Poi esce, c'è il quartiere Trasulmano, poi c'è il centro, che sarebbe stata Bolzano, con il Fiorellini, e non si capisce bene, c'è cioè, una situazione un po' particolare. Poi ultimamente, ad esempio, ci sono dei manifesti leghisti in cui i bresciani vengono associati all'India in America. C'è una tavola di sì. È geniale, come vorrei conoscere quel grafico. Fumetti ovunque, io ogni tanto mi vedo fotografare con il cellulare, ma non ho fotografato. Io penso che sono veramente geniali, non sono geniali. Perché puntano su la vecchietta che si è vista cambiare la città. Sullo shock, sulla poesia della paura molto forte. C'è un altro della Lega del Nord che avevano messo in giro qui a Bologna, che non ha il livello di quello degli indiani, che è pazzesco, ma è quello della casa, è? Della no, no, è quello della casa, la fila, cioè la fila con davanti alla fine, cos'è, un vecchietto? Un vecchietto bolognese, cioè bianco, un vecchietto italiano, bianchissimo, e prima tutto una fila di varie tipologie folcloristiche, cioè di nero a i ladroni, è proprio quella rappresentazione, non lo so, ottocentesca, cos'è, dei ladroni così, nero, mi manca solo l'anello qua, il vestito tradizionale lungo verde, è proprio... Tutti ci sono i cinesi, lì. La somma fantastica di tutti questi luoghi. Poi è utilizzato in modo molto versatile, sia che sia la farmacia, le poste, tutti i servizi pubblici. Sì. Cioè, quelli che insomma ti identificano come cittadino del territorio, tutti gli altri, uno stronzo che non ha più nessuna relazione con il proprio territorio. Ma a Cagliari, per esempio, avevano sconvolato un campo rom, di romani, e praticamente è successo che gli avevano spostati in delle case, però per un tipo burocratico, non si è in comunicazione, si sono ritrovati in case abbandonate, che erano delle vecchie ville abbandonate, in realtà non stavano bene, e in queste ville abbandonate c'erano anche delle piscine. Uno dei giornali locali intitola "Ai rom le piscine, cagliaritani senza casa". Cioè, assurdo. E questa cosa, diciamo, poi si è scoperta che è la verità, perché c'era un registro cagliaritano che stava facendo un film con quella comunità. E lui dopo poi, in questa intervista, ha raccontato questa storia, però all'inizio, cioè, nei giornali, sembrava chissà che, sarà che davvero, non so bene perché... Poi se ne sono venuto così bello che sono riuscito. Però si abita all'online, ma non ce n'è. Cosa? Si abita all'online, ma non ce n'è. No, perché questa cosa, cioè, adesso non c'è niente contro di te, però ti posso dire che in Sardegna Mare, in realtà è un altro fenomeno un po'... Sì, ma dopo che ho parlato un anno e mezzo che avevo di nuovo al centro, quindi non avevo al mare. Però lei dice che si va a nulla. Tant'è che un autore sardo ha scritto un libro dicendo in Sardegna non c'è il mare, invitava tutti a dire che come ci vivi sei sarda, a dire ci siate per mare, cioè dire in Sardegna non c'è il mare. Ed è una cosa molto bella, di cui appunto anche a livello regionale è l'associazione di essere. Ovviamente quando tu immagini un posto ci metti sempre dentro le tue fantasie, certo. Che io penso sia insomma legittimo. È come se uno pensa all'Emilia Romagna, ti viene a mangiare un buono, quando magari tu dici ma dove che vai a Bologna, che massimo ti mangi un tramezzino raggio. No? Ed è così, perché ti parte la fantasia che è una proiezione, delle volte è sottizzante, delle volte in realtà è il trasferimento dei tuoi ricordi, del tuo, diciamo, della tua esperienza personale. Perché rispetto a quello che dicevi te, è molto interessante, perché ovvio Balotelli appartiene a una classe sociale medio-alta, anzi, alta alta. Esatto. Sicuramente più colato di tutti quegli altri figli di tutti gli immigrati operai che sono Brescia, che sono un numero esagerato. Sì. Domanda però, lui grazie a questi soldi non sta al suo posto, che sarebbe quello di stare con i figli degli immigrati a lavorare in fabbrica. Cioè i soldi lo espongono proprio perché lo sbiancano, lo deghettizzano, diciamo così, e lo buttano in un mondo che normalmente dovrebbe appartenere per colore barra classe. Okay? Anzi, a
addirittura a livello nazionale, cioè il luogo di costruzione della mascolinità bianca italiana. Il figlio magari appunto di un operaio, magari giocava bene, ma l'operaio aveva bisogno di portare i soldi a casa e non lo faceva andare a giocare a calcio tutti i giorni, lo portava a lavorare in fabbrica. È forte vedere questo perché spiazza, diciamo, spiazza le categorie, nel senso che è vero che tu sei un privilegiato e a lui si potrà sempre comprare quel cacchio che gli pare, non camminerà in metropolitana ed è molto raro che proprio per questo motivo qualche estremista di destra lo butti sulle rotaie. Perché già la Jaguar, bene, ok, però è anche vero, dal punto di vista discorsivo e visivo, lui entra, è quella che Nirmadwar ha chiamato Space Invader, cioè l'invasore spaziale, cioè che accede a spazi semantici e fisici che non gli appartengono. E quindi, come questa filosofa, è una studiosa di Angela Stanis, in Inghilterra, così. Lei dice sostanzialmente il corpo di un uomo o di una donna Sikh piuttosto che indù entra dentro il Parlamento inglese è lo Space Invader, perché quel luogo è deputato a essere bianco, no? La statua, anzi la piazza, la Trafalgar Square, io mi trovo a volte spetto e racconto il suo rapporto con una statua del più grande generale, colonialista ovviamente, e dice, mi sento in Space Invader, cioè che il mio corpo non dovrebbe essere qua, secondo quella che è appunto la descrizione di questo. Ma lui fa questo, è uno Space Invader, vabbè, simpatico, non importa, questo è un altro discorso. Però di fatto lui attenta molto di più a quello spiazzamento di categorie statiche, sia fisiche che geografiche, in cui vengono messi, no? Liberanti a secondo del loro colore. Non è neanche, capito, il ballerino nero gay dei saranno famosi. Devo andare? Sì. Però sì, quello che dici te è ovviamente vero, il privilegio è chiaro, la classe dà il privilegio. Però è interessante quello che poi mette in discussione una serie di volte. Cioè, secondo me l'odio più grosso che hanno fatto nei confronti di Balotelli, così non solo, è il fatto che a lui viene, o da un lato, su di lui viene proiettato una mascolinità bianca che lui vede la negazione, quindi odio, oppure la redenzione, questo è il punto di correctness, diciamo, di centro-sinistra, la redenzione dell'Italia dal razzismo. Lui potrebbe, sì, ma a lui gli vengono, insomma, come dire, associate un po' da commissioni. Ma infatti non c'è bello che ha, sì. Sicuramente. C'è pure questa notizia che praticamente la scoperta, la madre naturale, ovviamente, che lavorava invece come donna di servizio, forse a Brescia stessa, e che Balotelli non si sia degnato neanche di dargli dei soldi. Ma la madre ideologica. La madre ideologica. Ma perché adesso è uscito un articolo su Repubblica Vergognoso sulla famiglia di Balotelli, dove assolutamente non si diceva che era di famiglia bianca, ma il presidente di Prato con lui andava a baciare la mamma dopo il fatto lui con l'Italia, per l'Italia. Praticamente di questo articolo diceva che questa madre se l'ha preso, madre adottiva, aveva adottato Balotelli, che la madre l'altra aveva abbandonato perché è povera. Questa madre italiana che ha fatto Balotelli, c'è una costruzione anche della maternità italiana, esatto, capace di accettare, prendersi cura e migliorare. Non diceva mai, io non so che aveva fatto adesso. La famiglia era, certo, questa madre lo toccava. Bene, ciao a tutti.